Barbara D'Urso annuncia l'ingresso nella casa del grande fratello di Serena Rutelli. La figlia adottiva di Francesco Rutelli e Serena Palombelli si presenta amichevolmente con grande voglia di fare: sono felicissima di essere qui. Papà e mamma mi hanno adottata a 7 anni. Sono stata abbandonata. Il giorno in cui la mia famiglia è arrivata da me è stato il più bello della mia vita. Serena Rutelli, secondo alcuni, sarebbe una delle favorite alla vittoria finale. In tal senso la D'Urso ribadisce più volte: ha sostenuto regolarmente il provino, come tutti gli altri concorrenti. Poco prima del suo ingresso nella casa, la Zanicchi spoilera la storia di Serena agli altri ragazzi, dato che l'audio era inavvertitamente aperto. Serena Rutelli al Grande Fratello. Serena Rutelli ha 29 anni e suo padre è Francesco Rutelli e sua madre, la conduttrice di Forum Barbara Palombelli. Sono stata adottata all'età di 7 anni e la mia vita non è stata molto facile. Mia madre ci ha abbandonato quando eravamo molto piccole con mio padre. Lui ha preso la decisione di lasciarci in casa famiglia. Lì dentro sono rimaste per 3 lunghissimi anni. Il giorno più bello è stato il giorno in cui sono arrivati i miei genitori e hanno deciso di adottarci, e da lì è cambiata tutta la mia vita. Siamo una bella famiglia, unita e piena di amore. Anche se confessa di avere 2 genitori un po' secchioni, quindi uno si può immaginare che la figlia possa essere come loro, una secchiona. Invece no, sono l'opposto, e quindi faccio l'estetista. E se il padre è un coccolone che ride, scherza e ama tutti i gesti affettuosi, la conduttrice di Forum è più seria e più bacchettona. Da quando ho 19 anni che voglio entrare nella casa del Grande Fratello, quest'anno entro ed i miei genitori si sono rassegnati. Aggiornamento di Valentina Gambino. Genitori rassegnati. I miei genitori sono 2 secchioni mentre io sono l'opposto, sogno di entrare al Grande Fratello da 10 anni e ora mamma e papà si sono rassegnati. Dopo il via libera da parte di Francesco e Barbara Palombelli, Serena Rutelli, estetista romana con qualche grillo per la testa, può finalmente realizzare il suo sogno. Il reality show più famoso della TV andrà in onda a partire da stasera su Canale 5, e la vedrà protagonista insieme a una dozzina di concorrenti. Riconfermata al timone Barbara D'Urso, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La notizia del suo ingresso nella casa ha destato non poco scalpore. I suoi genitori sono 2 secchioni, per sua stessa ammissione, che mai, fino a poco tempo fa, le avrebbero permesso di fare un passo del genere. Un piccolo passo che in effetti potrebbe essere un grande salto. Serena ha poco a che fare con la TV, un mondo a cui è totalmente estranea. Chissà se il GF sarà il suo trampolino di lancio. Le parole di Francesco, padre di Serena Rutelli. Sono stata adottata quando avevo 7 anni, racconta Serena Rutelli nel video di presentazione. La mia vita non è stata molto facile. Mia madre ci ha abbandonato quando eravamo molto piccole con mio padre e lui ha deciso di lasciarci in una casa famiglia. Siamo rimaste lì dentro 3 anni. Il giorno più bello è stato quando sono arrivati i miei genitori e hanno deciso di adottarci. Da quel momento la mia vita è cambiata. Sui suoi genitori spende belle parole: mio padre è un coccolone, è uno che ride e scherza, mia madre invece è più seria e bacchettona.
L'ex sindaco di Roma ha cercato di persuaderla, ma con scarso successo. Ho cercato di sconsigliarla, dichiara Dan Kronos, ma mi sono dovuto arrendere perché è un suo sogno da sempre. Insieme a Serena Rutelli, al Grande Fratello 16, ci saranno Ivana Icardi, sorella di Mauro Icardi, Cristian Imparato, vincitore di Io Canto nel 2010, Kiko Nanni, parrucchiere ed ex marito di Tina Cipollari.